il convegno annuale CSVNet per noi è una cosa importante perché è la parte volontaria, la rete dei centri di servizio, non è quella prevista per legge. E la tavola rotonda in cui parlerò parla proprio di trame di volontariato, cioè trame intendendo le correlazioni fra il volontariato e non solo il volontariato, anche il territorio, che è l'altro tema portante della giornata, per poter fare qualcosa in questo mondo. Il mondo sembra voler chiedere al volontariato di mettere cerotti, in realtà il volontariato deve dare esempi, questo sarà il mio segnale. Le trame e le reti servono per contaminarci fra noi, le nostre diversità e le nostre capacità di miglioramento. L'operazione che dobbiamo fare è utilizzare queste trame senza giudicarci e valorizzando le diversità che abbiamo. Per fare questo esiste un solo modo, quello di riconoscere l'identità degli altri, ma soprattutto quello di pensare che le reti sono la fatica, sono le cose difficili per stare assieme, e per fare rete, per mettersi in discussione, per mettere in discussione il tutto, bisogna fare degli esempi e non delle prediche. E in questo modo il volontariato, allenandosi al suo interno, potrà fare la stessa cosa verso la società. La crisi si combatte con un cambiamento degli stili di vita e non facendo tanta attività volontaria, perché bisogna lavorare in tutta la vita, non solo durante le ore di volontariato. Questo è il nostro obiettivo, il volontariato motore del cambiamento negli stili di vita per trasformare una società più a misura degli uomini e più sostenibile nell'ambiente e nella sicurezza e nella prevenzione.